ti ha donato. Centro spirituale Fratocchie, attraverso Flora, a cura di VB, guida. Figlia, la natura non ti è stata davvero matrigna e il destino inoltre ti ha donato una bella famiglia, sana e unita. A ciò che non guasta, un'intelligenza viva ed una ricchezza di spirito della quale nemmeno sei consapevole. Perché allora tanta sofferenza sotterranea avverto in te, nel tuo profondo? Davvero l'idea di perdere l'avvenenza ti spaventa al punto da essersi tramutata in una vera e propria nevrosi? Figlia mia, tutte le creature invecchiano, quelle che arrivano a compiere un certo arco di esistenza, e quindi si tratta di un immutabile, inevitabile processo biologico che nessuna alchimia può arrestare. Anche l'esistenza dell'uomo è suddivisa in stagioni e soggetta ad esse, similmente a quelle della terra, del mare, degli altri corpi celesti, e ciò perché l'uomo è costituito dagli stessi elementi, fa parte del tutto e ha un inizio e una fine, come il tutto. La primavera è allegra di freschezza e di promesse, lo so. L'estate è splendida nel suo trionfo di linfe e di colori, lo so. L'autunno, ahimè, è un acquerello che, seppure pregevole, traccia immagini blande e stemperate, pronte a trasformarsi in ricordi. So anche questo. Come so che le due prime stagioni sono improntate soprattutto alla felicità e alle soddisfazioni transitorie e più materiali, mentre quelle che seguono donano, o dovrebbero donare, la felicità della saggezza e della serenità dello spirito, specialmente a quelle creature che hanno la consapevolezza di avere dato tutto il meglio di se stesse. È comprensibile che tu ti avvalga di ogni mezzo atto a prolungare un'apparente giovinezza. Non soltanto è comprensibile che tu abbia cura del tuo corpo, ma è doveroso, per amore verso i tuoi cari e soprattutto per il bene della tua psiche, ma non più di tanto. Medita, figlia, sulla disperazione di quelle donne che hanno fatto della loro bellezza l'unico scopo della vita e l'unico trono dei loro proponimenti, nel vedersi inesorabilmente invecchiare. Perché tante tragedie? Perché quelle creature sono splendidi simulacri vuoti? Perché, deteriorata l'esteriorità, nulla, ma proprio nulla, rimane in loro. Quindi non piangere scoprendoti oggi una ruga in più di ieri. Non rattristarti nello sfogliare l'album delle foto facendo il raffronto di come eri e di come sei ora. Ogni stagione ha i suoi frutti. La gioventù ti ha dato già tanto. È giunta l'ora, figlia, di cancellare i rimpianti ossessivi, dando più spazio alle bellezze incommensurabili dello spirito, quelle bellezze che non conoscono tramonto. Commento. Noi accettiamo la vecchiaia come ci detta il nostro grado di evoluzione. La accetteremmo al meglio se comprendessimo che la vecchiaia è il periodo supernormale della vita dell'uomo, il tempo in cui l'uomo può intuire il suo destino immortale.